dire il libero mercato? Cioè, cos'è che significa appunto libero mercato? Perché appunto molti pensano che il libero mercato si basi sul conflitto, sulla lotta, o comunque odiano il mercato per non so quale motivo specifico. Comunque il libero mercato specificatamente si basa sul covenant, cioè sul patto. E è interessante peraltro come lo stesso Thomas Hobbes, che in fin dei conti nello stato di natura non considera la possibilità degli uomini comunque sia di sviluppare un'istituzione giuridica, perché in Hobbes non c'è questa istituzione giuridica, però è interessante che lui utilizzi il termine covenant, che significa patto fondamentalmente. Il libero mercato si basa sui patti, vai. Magari poi parlerò meglio in altri video specificatamente di Hobbes, perché è interessante il fatto del perché lui parli di patto, e il patto in sintesi, adesso lo dico, in Hobbes si basa sul fatto che bisogna uscire dallo stato di natura, cioè dal bellum omnium contra omnes. A parte questo, però è interessante come il libero mercato si basa in verità sui patti. Cioè, mi spiego, il libero mercato si basa sul patto fondamentalmente tra, mi viene in mente, che ne so, un imprenditore, un esercente. Facciamo l'esempio di una persona, ok? Che ne so, voi volete bere un caffè e andate a prendervi il caffè. Cosa che fate nel momento in cui andate a prendervi un caffè? Niente, vi sedete e ordinate il caffè. Nel momento in cui ordinate il caffè, cosa che appunto vi viene chiesto dall'esercente? Niente, vi viene chiesta una somma in denaro, appunto perché questo caffè ha un costo. Quindi fondamentalmente nel momento in cui voi andate a comprare questo caffè, voi state esprimendo la vostra intenzione di volere questo caffè. Il tema è interessante perché voi fondamentalmente quando vi sedete per acquistare un caffè state dicendo che il denaro che utilizzerete per acquistare il caffè lo considerate di meno rispetto al caffè che acquistate, no? Cioè voi state dicendo: in questo momento per me ha più valore avere il caffè del mio denaro, e quindi io scambio il denaro per il caffè. Quindi questo è molto interessante, perché voi non è che prendete un foglio e scrivete un patto dicendo: io non so, Martino impastato, io Martino impastato sottoscrivo questo patto che voglio il caffè. No, voi vi sedete e ordinate il caffè. Quindi state esprimendo una preferenza fondamentale, perché è proprio attraverso questa preferenza che voi state dicendo all'esercente, in questo caso, che voi volete il caffè, e quindi lui ve lo produce, cioè lui ve lo fa, ve lo porta. Infatti voi fate un ordine, cioè voi ordinate qualcosa per averlo. Ma è chiaro che l'unico modo per avere quella cosa è scambiare qualcos'altro, perché niente avviene per niente, nessuno fa niente per nulla da questo punto di vista. Anche perché, in senso economico, se vogliamo metterla così, non ci possono essere abbastanza caffè per tutti, in senso gratuito, no? Quindi vi spiego, uno deve pagare per avere quella cosa che desidera. Naturalmente l'imprenditore non vuole perderci rispetto alle cose che produce, alle cose che vende, alle cose che offre. Quindi da questo punto di vista, dato che non ci vuole perdere, ci vuole guadagnare. Sicuramente vorrà avere più entrate rispetto ai costi. Il libero mercato è questo. Per fare l'esempio del caffè, voi richiedete qualcosa a cui in cambio date qualcosa, e quindi in realtà c'è un vero e proprio patto. Ancora, dato che comunque gli interessi sono di base naturali, perché provengono da noi esseri umani, la domanda sulla base dell'offerta sarà comunque di base naturale. Perché? Perché gli esseri umani dichiarano di voler qualcosa. E quindi in realtà l'economia, da questo punto di vista, non è nient'altro che una scienza sociale, perché si articola sulla base delle azioni delle persone. E quindi noi capiamo bene che da questo punto di vista il libero mercato non può articolarsi in questo senso sul collettivismo, cioè su entità astratte che producono il fatto sociale. No, il fatto sociale si articola sulla base degli individui. Quindi da questo punto di vista noi possiamo, attraverso l'articolazione dei movimenti individuali e quindi anche la psicologia, perché anche questo rientra, cercare di capire meglio come si muovono le persone all'interno del sociale, ricordandoci appunto che tutto riguarda poi in realtà all'interno del libero mercato un patto implicito, perché appunto lo scambio si basa su quello che ho appena detto.
E dunque sono i consumatori, in fin dei conti, che sono davvero i più importanti all'interno del libero mercato, perché se non ci fossero i consumatori non ci sarebbe nemmeno qualcuno disposto a offrire nulla, perché se nessuno compra, se nessuno ha interesse a comprare, ha interesse a fare quel passo, nessuno avrà mai l'interesse di rischiare per far sì che la sua attività possa o meno funzionare sulla base delle esigenze dei consumatori. Perché in fin dei conti cos'è che fa l'imprenditore? Si accaparra, si prende un rischio nel momento in cui agisce e fa l'impresa. Un bar che fa caffè si prende il rischio di fare caffè, perché non è detto che tutti quei caffè potranno piacere a tutti. Si prende anche il rischio di fallire facendo caffè, perché non è detto che avrà successo facendo il caffè, per esempio. Però potrebbe farlo, potrebbe avere comunque successo. Quindi anche lì il libero mercato si basa anche sull'imperfezione, si basa anche sul fatto che non esiste la perfezione, e si basa anche sull'incentivo che un'attività può avere svolgendo essa stessa il suo mestiere, il suo lavoro, e dunque in realtà sul stesso fatto sociale. Ciao, e mi raccomando, iscrivetevi al canale.